oggi è proprio una passeggiata. Come sempre. Ma stai attento, cazzo! Non conta tanto se ti aspetti che una cosa accada, perché lei è lì e non c'è nulla che tu possa fare, dire o pensare che riterrà che prima o poi si muova e ti stravolga tutta la giornata. Puoi sperare che te ne capiti una positiva, o puoi prendere e mangiare quello che viene. Però, anche se ci provi, non puoi davvero evitarla. Sei sempre il solito ragazzino. Da quando ti conosco balli sempre allo stesso modo. Non hai nessun rispetto per la tradizione. No, io non credo. Io ogni giorno guardo le nuvole e penso di essere nel giusto. Io sono partito dalle stelle per cambiare il mondo. E non hai mai cambiato te stesso. E non mi sono mai guardato indietro. La tua figa, yeah, yeah, mi cuore. Visto che siamo tra amici, io te lo dico. Cioè, è così che voglio vivere la vita. Voglio bere birra e ascoltare in continuazione la musica che faccio. Cioè, non me ne stancherei mai, ne sono sicuro. Tu sei sveglio, puoi fare quello che vuoi. Quando combatte e necessita uno momento di refresh. Niente più satisfying di birra Roborama.
cosiddetti Pizza Rangers. E sì, non hanno contatti con il mondo dei ninja, se non nei rari momenti in cui si fermano per fare una consegna. Il loro codice d'onore è basato sulla velocità, sulla potenza e sulla forza. La loro genia è sorta in tempi e modi non chiari. Le voci narrano che posseggano e custodiscano dei filmati nelle videocassette originali che mostrano il mondo come era un tempo e che tramite la loro visione abbiano ricordato tutti gli usi e le norme più importanti delle radici dell'uomo. Tutto quello che noi oramai avevamo dimenticato. Non è ancora arrivato il momento di disperarsi. Ci sono delle cose che non hai ancora considerato. Non avere fretta di finire tuo pasto. Non sai quando sarà il prossimo. Vuole? Ma già! Sì! Buono! Salsa verde molto piccante! Alza il volume, mettilo al massimo, devo vedere ogni singola nota. Ma stai zitto. A chi lo hai detto? Io non ho mai detto a nessuno di stare zitto, cazzo. Voglio abbandonare questo diabolico deserto. Lasciami alle spalle tutti questi stronzi incapaci. Fare la radio. Dai, per favore, tientela quella maglietta. Te l'ho regalata ancora quando avevi i capelli lunghi. Oh, sì, beh, forse. Perché no, è una cosa che va fatta, tanto vale andarci subito. Tienila tu questa. Forse dovrei andarmene subito. Dimentica questa storia. Resta. Stai bene con questa maglia. Non dovresti cambiarla. Ancora peggio. Crescendo diventerai ridicolo e finirei per odiarla. Devo partire. Conserva la maglia. Potrei indossarla al mio funerale, così non cambierò io. E lei non riderà di me. Quindi te ne vai. Ma a te piace la violenza? Certo che mi piace la violenza. Ma ti piace farla o subirla? Avete sentito di quel tale che ha picchiato la moglie? Che cazzo dici? Chi è il coglione a cui piace subirla? Oh, a me non piace la violenza. E la spada allora? Che c'entra? Con la spada è diverso. È un gioco. A nessuno piace prenderle, cazzo! La gonfiata di Bot l'ha picchiata così tanto che nemmeno sua madre la riconosceva. Gli sfigati le prendono. Cazzo, se stai lì e le prendi non vali davvero niente.
Non sarai mai niente. E sapete un'altra cosa? È stato proprio quel tipo a dirmelo. Me l'ha detto ridendo. Se prendi sul serio queste cose sei finito, amico. Devi soprattutto divertirti. Io gli ho aperto la gola da parte a parte. Uomo forte, mangia pizza. Uomo debole, mangia spada. Serve a qualcosa tutto questo? No. Sono anni violenti. L'unica legge che vale è la via della forza. Tutti ormai combattono per ottenere quello che vogliono. Ma nessuno di loro sa davvero cosa vuole. La gente non fa che morire inutilmente.